dai. Fa ridere che okay. una persona sola, credo che una persona sola debba smuovere tutto questo, tutto questo problema. No, no, tutto questo problema. Uno schieramento di uomini delle forze dell'ordine ha aperto stamattina la protesta pacifica contro i venditori abusivi del mercatino etnico ideata da Marco Forconi. Io onestamente non mi aspettavo tutta questa mobilitazione questa mattina. Mi dispiace anche che i cittadini abbiano dovuto sostenere indirettamente un costo perché comunque sia spostare camionette blindati è una spesa per la collettività non indifferente. Innanzitutto mi scuso con tutti i cittadini. Secondariamente, per fermare una persona che ha dei libri in mano, evidentemente questi libri costituiscono così questo grande reato. La presenza delle forze dell'ordine è stata causata dalla diffida inviata dalla questura di Pescara a non procedere. Diffida non firmata dal promotore della protesta e così, trattandosi di una manifestazione non autorizzata, hanno dovuto presidiare l'area. Marco Forconi si è presentato come annunciato con dei libri, procedendo fino a trovarsi di fronte alle forze dell'ordine alle quali ha simbolicamente mostrato una copia della Costituzione. Appoggiata ai loro piedi, rivendicando il dovere a rispettare le leggi da parte di tutti, un monito verso il commercio abusivo. Oggi, ripeto, non mi è stato possibile aprire questo banchetto in forma abusiva, nonostante a meno di 50 metri da me, in pianta stabile, a distanza di un mese è stata firmata un'ordinanza di sgombero da parte del sindaco, ordinanza che per cause a me sconosciute non è stata recepita dagli organi di polizia. Al termine del suo discorso, Forconi ha ripreso i suoi libri e se n'è andato, spiegando l'intento del suo gesto. Mi auguro che le forze di polizia, il sindaco e tutte le autorità competenti svolgano il loro dovere di tutori dell'ordine, della sicurezza pubblica, dell'igiene pubblica. E siccome io oggi sono qui in veste da semplice cittadino, da commerciante che paga le tasse, mi auguro, siccome pago le tasse per vedermi garantito dei servizi e dei diritti, che chi non è in regola con la legge non abbia domicilio e ovviamente invece chi paga possa essere tutelato.